benvenuti ai nostri cari follower. Questa è la data del forte ritorno dei temporali sull'Italia, con il pericolo di allagamenti e grandine. Ma prima di entrare nei dettagli, e per ricevere tutti i nostri nuovi video, annulla subito l'iscrizione al canale. E poi iscriviti di nuovo e fai la guardia a tutte le notifiche. Per ricevere una notifica non appena il nuovo video viene pubblicato. E sostenerci anche con ammirazione per motivarci a continuare. Grazie. Quindi l'ultimo aggiornamento dai modelli digitali globali indica il ritorno graduale dell'alta pressione africana nei prossimi giorni, con il ritorno del rialzo delle temperature. Ma nonostante questo, le regioni dell'estremo nord Italia, in particolare le zone di confine con Francia, Austria e Svizzera, sarai in pericolo di temporali molto forti. Si formerà per la convergenza di una massa d'aria molto calda proveniente dall'Africa e stanzierà nell'Italia meridionale. Con un'altra massa d'aria fredda proveniente dall'Europa, sarà di stanza nella Germania meridionale. L'incontro delle masse fredde e calde si tradurrà in forti attività temporalesche in tutte le regioni settentrionali d'Italia. Si estende dalla Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. E questo nel periodo compreso tra il 13 e il 16 agosto 2023. E quelle fiamme saranno più potenti nelle zone di confine con Francia, Austria e Svizzera in particolare. E porterà con sé grandissime quantità di pioggia, con il rischio di allagamento e il rischio di caduta di grandine di grosse dimensioni. Pertanto, la prudenza è richiesta e richiesta in tutte le regioni del nord Italia. I prossimi giorni, perché le tempeste torneranno prepotenti e saranno improvvise e molto pericolose nell'estremo nord. Per quanto riguarda il resto delle regioni centro-meridionali, il tempo si manterrà stabile con temperature in aumento. Seguiamo momento per momento tutti i nuovi aggiornamenti. E qualsiasi altra notizia importante, vi informeremo in seguito. Finalmente sei in buona salute.